Questi applausi riservatevi per i primi di giugno, dopo, quando potremo esultare civilmente per aver ripreso le redini della città, non per aver ripreso il potere della città, ma semplicemente le redini di questa città che oggi è un tantino disordinata, un tantino sciatta, molto triste e priva di vita. Io non posso che ringraziare Giorgio per questa iniezione di vita che ha incominciato a dare con questa inaugurazione di campagna elettorale, perché questo è il primo comitato elettorale che noi apriamo nella città di Lecce. Quindi veramente grazie Giorgio, grazie a te, grazie a tutti quanti voi che siete numerosissimi. Quando Giorgio, diversi mesi addietro, non 4 mesi fa, a diversi mesi addietro, perché non sembra, devo dire la verità, però è uno che riflette. Lo dico, non sembra. Dico non sembra, perché lui sa che qualche volta il Consiglio Comunale lo ha anche amorevolmente fulminato con lo sguardo. Pensando alla mamma, brava. Ecco, l'ho fulminato con lo sguardo, perché siccome uno che ti dice le cose come le pensa in quel momento, diciamo che era un tantino eccessivo, ecco, mettiamola così, e quindi abbiamo dovuto cercare di riposizionare un pochino, però devo dire che si è perfettamente allineato e ha fatto benissimo il suo mestiere. Ma quando qualche mese fa mi ha detto: io devo fare una lista e la devo fare soprattutto di tanti giovani, ho detto: ma sì, vabbè, la farà, pensavo dentro di me, chissà che sta dicendo. E invece l'hai fatta, e l'hai fatta non bene ma benissimo, benissimo, perché come già hai detto tu e come è stato rilevato, sono tutte espressioni di tanti, tanti momenti, tanti aspetti, tanti rioni della nostra città, tante categorie, tanti mestieri, tante professioni, tante anche di età diverse, perché poi qualche piccolo innesto di età differente dai giovani l'hai giustamente fatto, non dico per equilibrare, per carità, ma perché appunto stiamo andando, considerata la mia presenza tra l'altro, stiamo mettendo insieme l'esperienza e l'innovazione. L'esperienza, non il passato. Il passato sta sotto gli occhi di noi e nei ricordi, semmai, anche di tante persone che hanno vissuto quei momenti dell'inizio degli anni 2000, quando la città di Lecce ancora non era quella che poteva essere. E grazie ai tanti giovani dell'epoca, perché avevo una giunta di giovanissimi, veramente di giovanissimi, e qualcuno ce l'ho vicino, lui, Ugo, veramente mi davano una mano fortissima, con il loro entusiasmo, con la loro voglia di fare, con la prontezza nel fare delle cose. Ecco, e io penso che questa volta ce la possiamo fare ugualmente. Ce la possiamo fare ugualmente. Perché vedete, tutte le nostre liste sono fatte con tanti giovani, la mia poi è fatta anche con molte donne, devo dire la verità. Molte donne, perché non credo alle quote rosa, ma credo alle donne. Credo alle donne per quello che sono, per quello che meritano, dalla casalinga alla professionista, meritano per quello che sono, per quello che sanno dare nella società. Ma sono delle liste molto belle, molto articolate, perché ciascuno di loro che ha dato vita a queste liste, e sono tante anche, io non pensavo che noi arrivassimo a 10 liste, ci siamo arrivate, sono tante, sono 320 candidati che si muovono per la città, e che sono tante antenne nella nostra città, e che sono quelli che, insieme con i cittadini che sto incontrando in questi giorni, e che mi stanno offrendo tante di quelle idee, ma tantissime. Giorgio ricordava quella che è una perla, veramente una perla, della sua attività nell'ambito dell'amministrazione comunale. Un'amministrazione sinceramente molto, molto spenta, e non lo dico per fare critiche, ma perché purtroppo, se uno mi dice che cosa hanno lasciato nella città, ecco, io offro alla vostra riflessione, ciascuno di voi dica
che cosa hanno lasciato la città. Io so che quando noi siamo andati via ci hanno detto che avevamo lasciato l'ingresso della città, che avevamo lasciato il piano urban, che avevamo lasciato la misura 5.2, che abbiamo fatto noi i progetti per il ribaltamento della stazione, per la ex caserma Massa, per il ripristino della villa comunale. So perché è un dato oggettivo, so che abbiamo lasciato delle cose per le quali essere ricordati. Io non lo so, al di là delle piste ciclabili, del grande traffico, del macello che c'è in tutta quanta la città, dei cantieri fatti dopo 7 anni, tutti insieme all'ultimo momento per far vedere che stavano facendo qualcosa. Francamente non so che dire. E quelle cose che invece potevano essere non solo di impatto, perché hanno fatto delle cose tutte fumogene, così, che lanciare fumo negli occhi e basta, ma nella sostanza hanno fallito proprio sul tema, Giorgio, della partecipazione. Della partecipazione. Per anni noi siamo porte aperte nella città, non abbiamo visto un cittadino che andasse mai la mattina ad incontrare il sindaco, mai, dico mai, non abbiamo visto neanche consiglieri particolarmente attivi nella condivisione con la città. Non abbiamo visto consulte che fossero consultate, non abbiamo visto comitati di quartiere che fossero attivati. Hanno detto sulla carta che c'erano e non li avevano neanche messi sulla carta, perché li abbiamo messi noi con un...